eccoci qui, adesso siamo in collegamento con Alessia. Ciao a tutti, ciao Salvo. Io avevo già provato a iscrivermi alla patente e la prima volta sono stata un po' a 18 anni, sono stata un po' colta dall'ansia. È stato un fattore importante nella scelta di iscriverti e avere la possibilità di pagare a rate. Diciamo che per me è stato quasi un fattore determinante. Diciamo, ogni piccola spesa conta e avere la possibilità comunque di pagare poco per volta, diciamo che è stata probabilmente una delle scelte principali per cui io ho deciso di riprovarci, di riscrivermi alla patente dopo tanto tempo. Se per esempio rispetto ad un'altra autoscuola costava un po' di più, tu l'avessi comunque scelto o saresti andata o avessi preferito un'altra autoscuola pagamento unico con qualche euro in meno? No, ti dirò, avrei comunque preferito la dilazione. È stato talmente veloce che diciamo non mi sono neanche resa conto. È stato come portare i documenti, praticamente io ho portato i documenti, loro mi hanno spiegato, ho portato i documenti, il giorno dopo sono stata subito ricontattata, è stato proprio talmente facile. In realtà l'approvazione del tuo finanziamento è avvenuta in 5 minuti, poi dopo loro il giorno dopo ti hanno contattato perché volevano essere sicuri, ma in 5 minuti noi avevamo già l'esito positivo. Consiglieresti a qualcuno, qualche tuo amico o amico, proprio di scegliere questa autoscuola e soprattutto questo servizio? Sì, sicuramente. Mi arriva anche subito la mail con tutte le rate, le date precisissimi. Cioè, io confermo che è a tasso zero. Se facciamo un esempio, se uno finanzia 1000 euro è 100 euro per 10 mesi, punto, finito. Sì. Sì. Per te prendere la patente, abbiamo già detto che è un senso di libertà, è un senso che comunque è importante. Sono dovuta andare all'ospedale per prenotare un esame, ho dovuto mobilitare mia madre. Un senso di frustrazione, ho detto ma perché? Infatti il giorno dopo ho preso e sono entrata in autoscuola. Mi sono iscritta in autoscuola. Alessia, è stato un piacere conoscerti e grazie per essere qui e grazie per essere un po' da esempio a quelle persone che magari sono un po' bloccate, hanno paura perché hanno avuto esperienze negative e dire ragazzi è una cosa figa, fatelo. Sicuramente, grazie a voi. Grazie davvero.